Siamo qui alla casa di riposo di Bucine, RSA Bucine, per la consegna del tablet che la Misericordia d'Italia, in aiuto con due banche grosse, istituti bancari italiani, hanno dato un contributo per acquistare questo apparecchio, per l'aiuto che può dare a loro che operano e lavorano dentro la casa di riposo, per i loro pazienti e loro persone che sono allettate e non hanno possibilità di avere contatti con l'esterno, per il periodo Covid soprattutto, gli è stato omaggiato di questo apparecchio tablet per poter dare sia la possibilità di comunicare esternamente, ma sia anche di fare delle operazioni di musica, video o sistemi di aiuto sempre relativi alle persone che sono inferme nel letto. Grazie innanzitutto del dono ricevuto e chiaramente, come diceva, il tablet rappresenta un dispositivo che ci permette un collegamento tra il mondo interno ed esterno alla casa di riposo. I nostri anziani in questi ultimi mesi di emergenza Covid hanno potuto sperimentare ed utilizzare la nuova tecnologia per poter dialogare non solo con i familiari e quindi ricevere affetto da uno schermo, ma avranno anche la possibilità di mettersi in collegamento con le associazioni di volontariato del territorio che fino all'anno passato venivano fisicamente in casa di riposo per occupare il tempo libero dei nostri ospiti. Infatti, in occasione delle nuove festività natalizie, abbiamo previsto su Meet oppure come videochiamata un collegamento con la parrocchia di Santa Apollinare di Bucine per poter far partecipare i nostri anziani credenti alla messa domenicale, oppure rimettersi in contatto con i volontari dell'associazione Lettura ad alta voce dell'antica fraschetta sempre qui di Bucine. Quindi questo dispositivo rappresenta proprio il legame affettivo che non è mai venuto a mancare tra i nostri anziani ed il mondo dove hanno sempre vissuto, e rappresenta anche uno strumento proprio di stimolazione cognitiva anche per loro, per i pomeriggi oppure per le mattine. Infatti, attraverso il dispositivo vengono organizzati anche dei giochi cognitivi oppure il semplice ascolto di musica oppure anche l'utilizzo, ad esempio, una cosa molto carina, di Google Maps per fargli vedere oppure far conoscere la loro storia di vita, dove sono cresciuti, dove hanno vissuto la maggior parte degli anni della propria vita. Ecco, ringraziamo la Misericordia da parte di tutto lo staff della casa di riposo e ci auguriamo presto che possiate venire fisicamente all'interno della nostra struttura per conoscersi meglio. Un grande piacere come sempre. Grazie.